Seguendo le note dello storico pavese Alberto Arecchi, vediamo nel dettaglio come si sarebbe sviluppato il percorso del sotterraneo dal Castello Visconteo alla Certosa. Praticamente 5 tappe. La prima dal Castello Visconteo a Case Nuove de Canonici. La seconda fino alle cascine Pantaleona e Rizza. La terza tappa fino alla cascina Repentita. La quarta fino alla Torre del Maino di Borgarello. E la quinta e ultima fino ai sotterranei della Certosa. Partiamo dal Castello Visconteo. Il primo tratto del sotterraneo partiva dal Castello Visconteo e raggiungeva Case Nuove dei Canonici per una lunghezza di circa 1700 metri. Recentemente tale complesso è stato ristrutturato e trasformato in una residenza abitativa. Vediamola in una ripresa aerea. Il secondo tratto del sotterraneo collegava Case Nuove de Canonici con le cascine Pantaleona e Rizza per una lunghezza totale di 1600 metri. La cascina Pantaleona è parzialmente attiva e la rissa da rifunzionalizzare. Vediamo le due cascine in una ripresa aerea. La terza galleria dalla Pantaleona e rissa arrivava alla cascina Repentita, dove sarebbe stato tenuto prigioniero Francesco I, sconfitto nella battaglia di Pavia del 1525. Il tratto misura 1500 metri. La cascina Repentita è oggi parzialmente attiva. Vediamo la Repentita in una ripresa aerea. La quarta galleria dalla Repentita arrivava alla Torre del Maino di Borgarello, oggi Cascina Colombina, antico complesso fortificato, probabilmente di origine celtica. Il tratto misura 1400 metri. La Cascina Colombina è attualmente abitata.
vediamola in una ripresa aerea. La quinta galleria univa Borgarello ai sotterranei segreti della Certosa, tuttora ispezionati solo parzialmente. Il tratto misura circa 1800 metri. Ma quanti altri segreti saranno nascosti in oltre 500 anni di vita della Certosa? Vediamo alcune immagini della sua lunga storia. . 27 agosto 1396, posa della prima pietra. . 3 maggio 1497, consacrazione della Certosa.